Io sono ferro, ragazzi. Qua, insomma. Davvero? Sì, non sto scherzando. Ah. Scusami, Carla. Mi fa troppo schifo. Buongiorno, ciao. Dormito bene? Avete mangiato? Ma mi sta chiamando con urgenza. Oi, babbo, sono in live, è urgente? Ah, no, no, vabbè, appena finisci chiamami. Nel frattempo non fare... Non fare, non fare, mi ha detto di non pippare. Perché io ho detto le ultime live stanno un po' male, il mio pubblico mi segue sempre di meno, vorrei iniziare a pippare. E lui mi ha detto no, non lo fare, non lo fare. Però secondo me, ragazzi, vi dico la verità, ho bisogno di fare più spettatori. Io ho bisogno di fare più soldi. Basta solamente 4 ragazze, vai! Invitiamo le donne in live. C'è qualche donna che vuole venire in live per farmi fare più pubblico? Dai, segui i vostri consigli. Dove siete, ragazze? Venite a me, donne. Donne, dove siete? Allora, Carla, dai, vieni qua, Carla, dai. Anche Gummy Girl, vai, venite tutte, donne. Donne a me, è arrivato l'arrotino. Pulisco le vostre cucine a gas. Perché ciao, una ragazzi. Magari mi vuole male. No, Paolo. Chi ti vuole male? Paolo. Chi ti vuole male? Nessuno, perché no. Sono fantastica. Ah, ciao, Paolo. Nessuno. No, perché a me stai un po' sul cazzo, ma da volerti male ce ne passa. Vabbè, ma quello è un sentimento comune, Paolo. Ah, ok. Allora, è arrivata Carla. Va bene, vediamo questa Carla se è simpatica. Spero sì. Carla, architetta. Ciao, Paolo. Ciao, Carla, come va? Tutto bene, tu che mi racconti? Io sono felice, sono andato allo psicologo stamattina e okay. Sai cosa mi ha detto? Che ti ha detto? Indovina il consiglio più grande che mi ha dato. Non lo so, che consiglio ti ha dato in ambito psicologico? Oddio. Sì, sicuramente non di cucina, lo psicologo. Che non deve interessarti il giudizio altrui. Apprezzo che stai cercando di fare l'intrattenitore, lo streamer, ma trattieniti per favore dal dire stronzate. Ma qui mi vendete come l'assassino di Firenze! Cosa stai facendo? Ma perché muovi l'alfiere? No, non mi ha detto questo. Un'altra cosa mi ha detto. Un'altra cosa? Sì, provaci di nuovo. Che devi credere in te stesso? Sì, sì, più o meno mi ha detto questo. Bene, vedi? No, ha totalmente ragione, è quello che ti diciamo noi giornalmente. Sì, però lui lo paga 82 euro all'ora, quindi lo ascolto con più fiducia, non so se mi spiego. E lo so di chi ha i soldi. Scusami un secondo, Carla. Pipino, cremoso 666, amante di Satana, sappi che se vado da psicologo è per colpa di persone come te che mi rovinano la vita ogni giorno con questi commenti del cazzo! Ti odio! Vabbè, banniamolo, no? Questa era una croce, ma ho fatto una X. Lo banno? Banniamolo, via. Vai, ti do il VIP, ti do il mod, Carla. Vai, scrivi in chat, scrivi in chat. Come faccio a bannarlo? Scoprilo, scoprilo. È il tuo primo ban. Scrivi un attimo in chat, Pipino. Scrivi un attimo in chat. Pipino, vieni qui che non ti faccio niente. Carla, che stai facendo? Stai bannando tutta la chat, Carla. No, ti devo levare il mod se fai così. Sei abuso di potere. Io non sto facendo assolutamente nulla. Non sto Carla, un'altra persona di cui mi sono fidato che mi ha rubato i mod. No, Paolo, non dirmi questo. Sì. Io non sto facendo assolutamente nulla. Tu me le ruberesti 60.000 euro se potessi non avere alcun tipo di conseguenza legale o umana? No, perché non è... devi mentire! 60.000 sono pochi, di più sì. Ok, allora il mod rimarrà tuo per oggi. Grazie. Senti, devo chiedere un favore, Carla. Allora, Fanzio1 ha redimmato un OPGG review. Sai che cos'è? Sì. E ti andrebbe di farlo? Io, guarda, gioco a League da letteralmente pochissimo, quindi ci capisco quasi zero. Che elo è, Carla? Chiedono in chat. Io sono ferro, ragazzi. Qua, insomma... Davvero? Sì, non sto scherzando. Ah. Però... Fanzio, link che voglio sentire che cosa da dirti, Carla. Commentamelo un po'. Dimmi che cosa gli diresti per fare meglio, quali picchi gli suggeriresti, a cosa stare più attento. Dimmi un po'. Qualcuno lo deve dire a me perché, insomma, a me piace, è un bel profilo, posso dirlo. Tu che ne pensi? Diciamolo, è un buon profilo, sì. Dai, è un 4, buona Wirt, è un buon profilo sicuramente. Esatto. Altri pick non saprei, sinceramente. Cosa gli può mancare, diciamo, qui, in mezzo a questi campioni?
qualche AD mid lane magari lo possiamo mettere, visto che siamo molto AP oriented. Magari, non so, migliorare Yone. A me Yone piace, sta molto simpatico. In che senso? Ci hai parlato, ci hai scambiato quattro chiacchiere? Eh sì, abbiamo, è capitato, siamo andati a fare un aperitivo. Ah, ma perché devo coglione? Mm. Un po' antipatico, cioè antipatico in certe cose, se la crede tanto. Ah, narcisista. Mm. Ma se ti mando il mio pessimo P.GG. Ti faccio una review, ti faccio solamente una review e se serve posso magari farti anche un coaching, vediamo un attimo insieme, dai. Se Aaron 3? Sì. Pensavo Aaron 1 al massimo. Qual è il consiglio che ti posso dare? Allora, il primo è smettere di giocare. Il secondo, una volta eliminata questa opzione, c'è Sona. Ok. Incredible pick. Q, W, E, R ogni tanto. Devastante. Seraphine in realtà è anche un pick che consiglio, ma siccome qua vediamo un 42% di winrate ad Iron 3, ne convieni con me che forse non è il tuo. Allora, secondo te cos'è che va male in queste partite? Dai, dimmi, non avere paura, dimmi. Allora, in realtà, cioè, ti dico, con Seraphine mi trovo molto molto tranquilla. Il problema più che altro lo vedo con Morgana, che è anche pick che comunque mi piace molto di più di Seraphine, però ho anche un po' più di problemi con lei. Qui in chat, allora, che PC ha? Ping FPS, e qui apro un'altra questione, credo che mi flammano tutti. Io gioco su Mac. Gli FPS io nei teamfight troppo pure a 12-15 FPS, quindi letteralmente a un certo punto non capisco nulla. Scusami, devo flammare un attimo una persona. Allora, poco virtuoso, la finisci riscattarmi il top GG di merda ogni giorno per far vedere agli altri che sei meglio di me? La finiamo, poco virtuoso? E come ti chiami in game, Carla? Allora, sono Kada98. Non mi fa vedere tu. Ah, me le fa scaricare le tue partite. Ma ti preferisci che ne guardiamo una? Di questa qui che hai fatto 3-6-21, non è malissimo. Sì, va bene. Beh, guardiamo questa partita. Allora, io mi prendo subito il sacchettino, ok? Nel momento in cui sente il bisogno di vomitare, utilizzo questo come nell'aeroporto. Ma non per te, Carla, per i tuoi compagni di squadra, ovviamente. Sicuramente. Allora, quindi qua siamo FK, non va benissimo, ma ci siamo messi alla base. Abbiamo preso la tenda support. Adesso io posso indicarti, se vuoi, tutto ciò che sbagli o vedere solamente una cosa e concentrarci su quella. Io direi di vederne meno possibile, perché non penso che darti più stimoli se per forza un bene. Comunque, di base, adesso, in questa landing phase, dove tu hai come carry corchi, pace all'anima tua, più giocare a costello di merda, più robe strane troverai. La priorità è cercare di prendere la priorità in questa landing phase, perché loro dovrebbero perma pusharti, Zara e Katie. Inizia la landing phase non banalissima. Inoltre, in lane si va prima. Qualcosa state facendo? Un fake pull? State facendo finta che jungle salti bot? È una tecnica molto avanzata, considerato che siete a ferro 3, no? Quasi, si rischia quasi di perdere l'esperienza. Infatti tu perderai 3 minion di esperienza. Ti posso chiedere cosa stai pensando in tutto questo momento? Non mi ricordo, sinceramente. Ok, allora, tu non sai giocare a League of Legends, Carla. Esatto. La cosa che dobbiamo capire adesso è come imparare a giocare a LoL. Tutto ciò che fai deve avere un fine. Questa è la base. Prima di tirare questo skillshot, io perché dico tu non sai giocare? Perché questo skillshot è proprio fuori. Puoi prendere Zara, ma probabilmente stai mirando a Caitlyn. Non ha senso né saltare di E né provare a lei in quel momento. Questo è il main problem. Lo skillshot va tirato quando abbiamo il maggior numero di possibilità di prendere lo skillshot. Quindi quando magari il nemico è vicino, quando il nemico sta andando a farmare un minion, quando il nemico è stannato. Questo è il primo skillshot che prendiamo. Ed hai quasi ucciso il nemico. Hai ucciso Corki. Ok, questa non è colpa tua, ovviamente. Secondo me il coaching può finire qua. Non piango, ma perché, cioè, oggettivamente non mi interessa niente di League of Legends. No, ma vai benissimo. È solo che Carla mi fa troppo schifo. No, Paolo, mi dispiace, però ti posso dire ti che sto male, ti sto male, Paolo. Ma schifo. Io amo l'efficienza, io amo le cose fatte bene. Non prendi lo skillshot, io è ci sto male. Ma io ti volevo aiutare.
Scusami, Carla. No, scusami tu. È una merda, scusami. Mi dispiace tantissimo. Allora, mi faccio una rank se non è un problema per te. Oggi abbiamo fatto questa live un po' particolare, ma se non è un problema mi faccio una rankettina. Prego, prego. Boy.